principali elementi sono il dinamismo strategico e la multidimensionalità. Facciamo un piccolo esempio con la storia, declinando la storia. Came nel 2005 aveva un marchio e aveva un canale distributivo, aveva due canali distributivi e aveva principalmente due divisioni. Oggi Came ha tre marchi che ha acquisito altre aziende, ha tre canali distributivi per marchio e ha tre divisioni per marchio. 34 filiali, 1100 dipendenti, 210 milioni di euro di fatturato. E acquisiamo un'azienda nuova o distributiva o tecnologica che ci porta un nuovo tipo di prodotto ampliando la gamma, oppure un'azienda che ci apporta dei miglioramenti dal punto di vista organizzativo, una ogni tre mesi. Grande, piccola, non importa, però un'azienda piccola e un'azienda grande molto spesso hanno la stessa, portano dentro la stessa complessità a livello di integrazione. L'azienda dal 2005 ha fatto in source di managerialità, perché c'è stata una successione aziendale, quindi in cambio nell'assetto proprietario. L'azienda, dopo la discontinuità del 2008, ha aumentato la frequenza del cambiamento strategico, si riconfigura. Il settore stesso, essendo un settore simile al settore degli elettrodomestici molti anni fa, tanti marchi, tante aziende, tante legal entity che si stanno consolidando, ha la necessità di reagire velocemente a opportunità strategiche che si creano. La difficoltà di un concorrente in un mercato può diventare l'occasione per approfondire la difficoltà e portare dentro il concorrente, oppure l'entrata di un nuovo concorrente porta delle reazioni strategiche importanti ed immediate. Came però non è un'azienda gerarchica, è un'azienda molto flessibile perché è un'azienda policentrica. L'indipendenza di general manager delle varie filiali è molto elevata, perché appunto devono declinare il verbo Came localmente, devono adattare la risposta di Came al mercato, la risposta competitiva di Came al mercato locale. Parlo del mercato locale del Nord America o un mercato locale del nord-est dell'Italia. Ognuna ha le proprie complessità. Il gruppo industriale Macaferri è presente nel settore saccarifero da oltre 30 anni, dagli anni 30 con la Satam, e ha acquisito l'Eridania, cioè il gruppo Eridania, nel 2002. In quella fase storica il principale elemento di complessità è stato quello di fare fronte ad un radicale mutamento dei meccanismi di distribuzione del prodotto saccarosio. Successivamente, a fronte del cambiamento delle politiche agricole comunitarie, quindi una decisione della Comunità Europea di ridimensionare drasticamente la produzione di zucchero nei paesi più svantaggiati dell'area mediterranea, Eridania è stata costretta a chiudere molti stabilimenti, di conseguenza ha dovuto riposizionare le proprie strategie per affrontare una sfida che era quella di mantenere le quote di vendita sul mercato a fronte di una ridotta capacità produttiva degli impianti che rimanevano dopo questa operazione di dismissione. La complessità dell'implementazione del sistema SAP è stato proprio quello di seguire l'adattamento di questa nuova strategia che Eridania si è dovuta dare per fronteggiare queste esigenze che venivano dal mutamento del mercato e del contesto in cui si muove il mercato del saccarosio, e anche quella di entrare come player a tutto campo nel settore della dolcificazione, che è un'attività che negli ultimi anni Eridania ha portato per completare il proprio portafoglio di offerta, il proprio posizionamento di mercato in coerenza con il cambiamento di cui è stata partecipe per seguire l'evoluzione della politica agricola comunitaria.